e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di decorazioni low budget. Partiamo da queste due bellissime, tenerissime decorazioni che ho fatto, che sono ovviamente a tema orsacchiotto e che rivedremo poi nell'allestimento finale. Sono delle decorazioni che è facilissimo realizzare con materiali di facilissima reperibilità, sono molto veloci, ci vuole pochissima manualità, quindi io credo che siano veramente due piccole chicche. Come vi dicevo, sono delle decorazioni che hanno un costo piuttosto basso. Io credo molto nelle decorazioni di questa tipologia perché mi rendo conto che nell'organizzazione di un party ovviamente spesso non tutti dispongono di un budget chissà quanto ricco, però sono veramente promotrice della possibilità di creare anche con le proprie mani, e gli dà sicuramente anche un valore aggiunto, delle decorazioni con dei materiali che non hanno un costo così elevato. Prendiamo ad esempio queste due decorazioni che ho realizzato a tema orsetto. Sono partita, per quanto riguarda questa decorazione che è un orsacchiotto, come potrete vedere, appendibile. Sono partita per l'appunto da una sfera di carta. Ora, queste sfere di carta si trovano facilmente nei negozi dei cinesi o nelle cartolerie che magari hanno materiale per party e si prestano come forma a tantissime tipologie poi di personalizzazione e di decorazione. Io in questo caso ho realizzato un orsacchiotto. Vediamo come ho fatto. Le decorazioni che si possono realizzare con poco sono veramente tantissime. Questa bustina ne è una dimostrazione. Questa è una semplicissima bustina di carta per il pane che si può trovare facilmente in commercio anche di altri colori. Io l'ho scelta color craft ovviamente per via della colorazione del pelo dell'orsacchiotto. Voglio farvi vedere con questo tutorial come è semplice realizzare una bustina porta marshmallow o porta confetti. We'll be right back.
spero che vi siano piaciute le mie idee, che vi siano piaciuti i miei tutorial. Ovviamente se vi sono piaciuti vi pregherei di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per qualsiasi domanda sulla reperibilità dei materiali o su qualche passaggio di tutorial che magari non vi è particolarmente chiaro, potete tranquillamente scrivere nei commenti sotto il video. Iscriviti al canale, basta poco, che ce vo'!